amici, questa settimana abbiamo deciso di farvi conoscere meglio il nostro campus. Lo facciamo attraverso una breve intervista che ha realizzato il nostro Loris. Buongiorno, per il DJ Campus siamo qui nella mensa della scuola per intervistare il cuoco Alessandro. Siamo qui nella nostra scuola con il cuoco Alessandro per capire come funziona la cucina, perché nel nostro campus non ci sono sorprese. Ciao Alessandro. Ciao. Da quanti anni è che lavora qui? Sono 25 anni, quest'anno. Chi sono i suoi collaboratori? Ho la signora Agnese, che anche lei ha un po' di anni che è qui, e poi il nipote della signora Agnese, Leonardo, da quest'anno, da un mese a questa parte. E quanti pasti fa al giorno? Quest'anno sono circa 570-580. E come fa a costruire il menù per tutta la scuola? Ma il menù è uguale per tutte le tre, per i tre indirizzi di studio, sia dall'infanzia, primaria e secondaria. L'unica cosa è che ci accordiamo con l'ASL per calcolare le calorie, le proteine, i carboidrati nell'arco della settimana da distribuire nel nostro menù. Grazie. Linea allo studio. Ora torniamo alle notizie relative dei nostri studenti. Vediamo la bella esperienza delle classi terze della primaria che si sono recate in gita per 2 giorni alle cascate di Molina. Cari amici del TG Campus, siamo con le terze in gita alle cascate di Molina. In questi 2 giorni abbiamo fatto un po' di esperienze, tra cui la grotta di Fumane e il ponte di Veia, il secondo ponte di roccia più grande d'Europa. Invece qua alle cascate di Molina stiamo facendo un laboratorio analizzando se l'acqua del torrente è pulita o sporca. Linea allo studio! Ora vi mostriamo i bambini del Grignido che hanno ricevuto un tesoro da esplorare del loro amico Spaventapasse. Via al servizio! C'è il nostro amico Palù, che è il personaggio guida dell'autunno, porta ogni settimana vari tipi di tesori della stagione. La settimana scorsa ci ha portato le pigne e frutta secca, quindi noci, ceci. I bambini hanno travasato, hanno giocato, li hanno osservati, li hanno manipolati, hanno anche assaggiato appunto anche i ceci, mentre con le pigne hanno provato a colorare colori dell'autunno, quindi l'arancione già. Mentre invece questa settimana Palù ci ha portato le castagne, quindi i bambini le hanno osservate, le abbiamo anche aperte, abbiamo guardato come sono all'interno. Proveranno a colorare una castagna molto grande con del cacao, quindi si cimenteranno con un materiale un po' particolare. In chiusura di appuntamenti imperdibili, il primo è quello dell'addizione, che serviranno a scegliere i nuovi componenti della redazione del nostro TG Campus. E una rettifica che riguarda la prima assemblea delle case, che si terrà giovedì 31 ottobre. Da Matteo e Rebecca è tutto. Alla prossima settimana!